In questo video ti farò vedere due esercizi di tecnica molto molto semplici, ma molto molto efficaci. Il loro obiettivo è quello di sincronizzare le due mani, quindi la destra e la sinistra. Andiamoli a vedere subito. Dei due esercizi è fatto su questo pattern molto molto semplice e che è 1, 2, 3 e 4 da eseguire su ogni corda, quindi fino alla prima corda, dove quando arrivo col mignolo mi sposto avanti di un tasto e faccio il pattern al contrario, quindi 4, 3, 2, 1. Sempre su ogni corda. Quando arrivo col dito 1 sulla sesta, mi sposto avanti di un tasto e rifaccio la diteggiatura completa. Arrivo col mignolo, mi sposto avanti per l'ennesima volta. In pratica l'esercizio è questo. Eccetera, eccetera. Le pennate sono tutte alternate, e cioè su ogni corda sono giù, su, giù, su. Quando cambio la corda andando verso il basso, la prima pennata che do su ogni cambio di corda è in giù, quindi mi sposto sulla quinta corda, la prima è giù, poi alterno, mi sposto giù, mi sposto di corda, giù, sposto giù, sposto giù. Mi sposto a tornare indietro, la prima stavolta è su, perché vado verso l'alto, quindi su, 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 e continuo. Il secondo esercizio è basato anche questo su un pattern 1, 2, 3, 4,
ma su due corde adiacenti. Quindi in questo modo. Torna indietro con 4, 3, 2, 1. Sempre. Vado avanti, stessa cosa, 1, 2, 3, 4. Dito 4 sulla quinta, poi ripeto il pattern a partire dalla quinta corda, dalla quarta, dalla terza, dalla seconda, vado avanti di un tasto con il mignolo, faccio il pattern al contrario, quindi 4, il dito 4 sul quinto tasto della prima corda, il dito 3 sulla seconda corda al quarto tasto, il dito 2 sul terzo tasto della prima corda e il dito 1 sul secondo tasto della seconda corda. Quindi ripeto il pattern dalla seconda, ripeto il pattern dalla terza corda, ripeto il pattern dalla quarta e lo ripeto dalla quinta. Dopodiché con il dito 1 scendo di un tasto e rifaccio tutto nella posizione vicina. Le pennate, solitamente io in questo tipo di esercizio parto, intanto do le pennate alternate, cioè su e giù, e parto direttamente con la pennata in su, quindi in questo modo lentamente su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su. Qui su, giù, su, su, giù,